Ancora a Picconate, al patrimonio del clan di Matteo Messina Denaro, i carabinieri sequestrano beni per 18 milioni e 500 mila euro. Le infiltrazioni nei parchi eolici. Il clan di Matteo Messina Denaro subisce un altro maxi sequestro. I carabinieri delle Rosse del comando provinciale di Trapani hanno picconato 18 milioni e 500 mila euro, congelando beni in possesso di persone ritenute a fianco delle super latitante di Castelvetrano. Si tratta dell'imprenditore Salvatore Angelo e del presunto mafioso Antonino Nastasi. Nel mirino dei sigilli anche la moglie di Nastasi, Antonina Italia, e il figlio di Salvatore Angelo, Andrea. L'ordine di sequestrare è stato firmato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani ed è stato ordinato dal procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Teresa Principato, che da tempo insegue Messina Denaro bombardando arresti e assalti al patrimonio. Il sequestro a Salvatore Angelo e ad Antonino Nastasi comprende 8 beni aziendali, 132 immobili, 7 autoveicoli e circa 22 tra rapporti bancari e finanziari. L'inchiesta ha confermato la capacità del gruppo capeggiato da Matteo Messina Denaro di intervenire nell'esecuzione di maxi appalti nel settore delle energie rinnovabili tramite una fitta rete di società che sarebbero controllate in modo diretto e indiretto dall'imprenditore Salvatore Angelo, originario di Salemi. E nel corso delle indagini è emerso che i trapanesi di Messina Denaro si sarebbero infiltrati, in particolare nei progetti di costruzione dei parchi eolici di San Calogero a Sciacca, Eufemia a Santa Margherita Belice e poi a Contessa Entellina. E una percentuale del denaro ricavato dalle opere e anche dai finanziamenti europei sarebbe stata destinata al sostentamento della latitanza di Matteo Messina Denaro. Antonino Nastasi è stato già condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio nel 1996 e sarebbe stato socio di Filippo Guttadauro e Francesco Messina Denaro, che sono cognato e padre di Matteo, nella cooperativa agricola mediterranea. E secondo quanto dichiarato da alcuni pentiti, Nastasi sarebbe il proprietario del terreno utilizzato nel 1993 per occultare l'esplosivo delle stragi di Roma, Firenze e Milano.